calendario. Tutta la città La di nota Napoli diramata nei giorni consegnata scorsi sei dal mesi segretario prima del nocerino del Partito contratto. Democratico Infatti, a Francesco proposito di Scarfò questo, ha creato più di un dubbio ricordo nel panorama che politico di Nocera nella Inferiore e nella maggioranza Torquato. Nella parte finale del testo il segretario scrive infatti che c'è tanto da lavorare, c'è tanto da fare, ma noi, dice, dobbiamo essere pronti, anzi siamo già pronti, come si sta manifestando e si manifesterà ancora di più in questi ultimi mesi di consiliatura. Sarà così sull'attuazione del piano di zona, sul mercato ortofrutticolo Nocera Pagani, sul PUC e non da ultimo sul bilancio, dove siamo e saremo sempre pronti ad assumerci la responsabilità politica delle nostre scelte, passate o future, rispetto all'indirizzo amministrativo conseguente. Ed in questo un ringraziamento particolare va a tutti i nostri rappresentanti istituzionali, pronti a sostenere, anche con sacrificio, gli indirizzi del nostro partito sulle scelte politiche che si faranno per il bene di Nocera Inferiore. Così termina il comunicato stampa, ma il termine sacrificio ha lasciato ipotizzare una possibile fuoriuscita di esponenti del PD dall'amministrazione. Scarfò ha respinto tali ipotesi, Il tutto sostenendo che la nota non è assolutamente critica e polemica, ma di apertura per l'ultimo periodo di consiliatura. Sulla vicenda il sindaco Manlio Torquato rilancia comunque la sua posizione. Noi manteniamo una linea di alleanza in questa amministrazione, ma la manteniamo alla nostra maniera, che è una maniera leale, libera, che antepone gli interessi municipali agli interessi delle parti, che certo non vuole andare in braccio a contraddizioni politiche di qui al prossimo anno, ma che non può legittimamente. Premesso che io non sarò parte, di quella prossima tornata elettorale, non può andare in braccio ad alcun diktat. Delle questioni si discute e l'ho ripetuto prima, poiché c'è un sindaco eletto dal popolo, plebiscitariamente, per 3 volte, quella sarà la linea, una linea leale di confronto, di autonomia, di rispetto. E poiché noi abbiamo preso, lo dicevo anche in precedenza, questo comune al collasso finanziario, un collasso generato da una serie di fattori, non ultimo le gestioni amministrative fortemente partitizzate, quella che mi aveva preceduto, io mi assumo di fronte alla città la responsabilità di andare avanti su una linea tracciata, di portarla fino in fondo e chi vuole assumersi responsabilità contrarie di fronte a questi fatti, lo spieghi alla città se questo è. Se questo non è come io penso e spero, allora parleremo di altro. Parleremo della continuazione di una forma di collaborazione leale amministrativa in questo termine di ciclo mandato e poi i consiglieri, le liste, le parti faranno le loro scelte. Prego. No, la domanda è dunque, ma ci sono possibilità che il PD, alla luce di questo documento, possa sfilarsi dalla sua amministrazione? Ma io non lo so, vediamo quello che il PD vuole fare, fa. Io non sono il PD, non sono un uomo di sinistra, non sono del partito, men che meno del Partito Democratico. Io spero anche che le recenti acquisizioni politiche, no? Abbiamo letto tutti dei nuovi ingressi del Partito Democratico, portino saggezza e non altro,